siamo con l'assessore Tiberio Rabboni e questa volta parliamo di Sana. Sana 2011 che ha raggiunto forse questa identità. Identità perché è importante che abbiamo finalmente una fiera che si occupa del biologico professionale. Quanto è importante per l'Emilia Romagna? Ma io penso che sia una scelta necessaria, anche perché il modello precedente, quello che è durato 22 anni, in qualche modo si era già esaurito. Lo scorso anno abbiamo avuto in evidenza una certa stanchezza del settore. E la scelta degli operatori professionali, del biologico professionale certificato, io credo che sia in linea con una potenzialità del mercato di prodotti biologici e naturali che è in forte crescita e che sicuramente che sarà ancora nei prossimi anni. E dunque mettersi al centro di una rete di operatori che operano sui mercati nazionali e internazionali credo che sia fondamentale per questa fiera. In secondo luogo, la fiera rinnovata con questo taglio può sicuramente contribuire a candidare ancora di più la nostra regione a essere una sorta di sistema territoriale, capitale del biologico in Europa e a livello internazionale. Noi qui abbiamo già grandi marchi commerciali del biologico che hanno il loro insediamento storico, abbiamo un volume di produzione agricola biologica tra i più importanti d'Italia, siamo la prima regione del centro-nord Italia, abbiamo una delle realtà di consumo più importanti, basti pensare che ormai più della metà dei comuni hanno dotato nelle mense scolastiche i pasti biologici e naturalmente centri di ricerca, università che su questo tema da anni stanno producendo innovazione. E dunque insomma una fiera rinnovata con queste ambizioni può essere la ciliegina sulla torta per fare dell'Emilia Romagna una delle grandi capitali europee e internazionali del biologico. Abbiamo sentito che i numeri sono molto confortanti, no? Quindi ci sono tante adesioni, tante belle cose, quindi a settembre non faremo altro che vedere se questa fiera veramente funziona, ma le prospettive sono più che buone. E probabilmente una grande premessa per 2015 dell'Expo. L'Expo 2015 Milano è un grande evento, sono attesi 20 milioni di visitatori, noi stiamo lavorando sia formalmente con la regione Lombardia sia informalmente con le nostre iniziative per essere parte di quel evento sia col territorio, con le nostre produzioni, con le nostre eccellenze e sia con l'ospitalità emiliano-romagnola che può contribuire ad accogliere questo grande pubblico che è atteso per il 2015 e con alcuni eventi fieristici complementari come ad esempio il Sana che si trova appunto questa identità biologica può essere parte integrante degli eventi fieristici 2015 anche perché se il tema dell'Expo è alimentare il pianeta io credo che la cultura biologica abbia molto da dire da questo punto di vista perché può contribuire a quella sostenibilità che ancora non c'è e che può realizzarsi se riusciamo a produrre cibo con meno chimica, meno energia, meno acqua. Il biologico è anche questo. Fate anche qualcosa per far conoscere meglio i prodotti, le eccellenze del territorio anche all'estero. A New York cosa fate? Ma noi abbiamo un programma di promozione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia Romagna sui mercati internazionali che si chiama Deliziando, abbiamo coniato questa parola diciamo italiana ma molto riconoscibile anche da un pubblico straniero che condividiamo con altri due partner, con l'Istituto per il Commercio Estero e con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna. Con loro condividiamo il programma, i paesi obiettivi, le iniziative e naturalmente anche i finanziamenti. È un modo per usare al meglio le risorse pubbliche in modo sinergico, senza ripetizioni, per dare a queste risorse il massimo di produttività. Questo ci consente di portare su questi mercati esteri e piccoli e medi operatori dei prodotti DOP, IGP o dei vini DOC della regione con una piccola, modesta, limitatissima spesa. Sono già più di 1000 gli imprenditori dell'Emilia Romagna che hanno utilizzato questa
opportunità. New York al momento non è nel mirino del programma di Deliziando, ma non escludiamo che legato a grandi eventi sull'italianità che si possono realizzare appunto a New York, anche New York diventi uno dei punti obiettivi del programma Deliziando.